Buonasera, ben ritrovati con il consueto appuntamento con la voce dell'istituzione. Ho il piacere di avere in studio Giuseppe Casagrande, che è il sindaco del comune di Pieve di Cadore, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi. Parto sempre con la domanda d'obbligo, che è quella riguardante il bilancio di previsione. Lo avete fatto voi? No, non l'abbiamo ancora fatto. Stiamo alle battute finali. Nei prossimi giorni di sicuro andremo in consiglio comunale. Ma perché è complesso farlo? Perché non tornano i conti o perché ci sono delle tempistiche che devono essere rispettate in altri settori? Diciamo che ad influire maggiormente sul, chiamiamolo ritardo, se vogliamo chiamarlo così, è la macchina, che è sguarnita di personale, e quindi chi sta lavorando in modo particolare al bilancio ha incontrato qualche difficoltà di tipo tempistico. Cioè, a proposito di difficoltà di personale, io lo sento dire praticamente da tutti i suoi colleghi, ma una delle possibilità per risolvere questa problematica sarebbe quella di unire le forze, fondersi magari, che è un argomento, quasi una bestemmia in Cadore. Quasi una bestemmia, nel senso che abbiamo tentato svariate volte di metterci assieme a ragionare intorno a questo problema. Questa è la sfida per il futuro. Io credo che il Cadore, in modo particolare la provincia di Treviso e la provincia di Belluno, dovrebbe in qualche modo seguire le orme di qualche comune grosso della provincia di Treviso, che ci ha dato l'esempio per quanto riguarda la fusione di grossi centri. Ecco, da noi la difficoltà la si incontra soprattutto all'ombra del campanile, senza renderci conto che se non riusciamo a metterci assieme, adesso prendiamo il Cadore, se in Cadore non ci mettiamo in testa che dovrebbero essere al massimo 3 i comuni che amministrano il territorio, noi andremo incontro alla morte civile. E non dico tanto di fare un salto di qualità subito e arrivare alla fusione, ma mettere assieme i servizi, per esempio. Alleniamoci nel mettere assieme i servizi per poter poi valutare. Ma è per scontato che ci sia, invece non c'è? No, invece non c'è. Ci sono dei servizi messi in comune, ce ne sono altri che potrebbero essere messi in comune e non sono stati messi in comune. E poi c'è un allenamento proprio di tipo culturale per avvicinarci, per guardare con maggior interesse a questa formula unificatrice. Quando si intende Cadore si intende anche la Valle del Boito o il centro Cadore? Beh, il Cadore è composto da 3 vallate, è la Valle del Boito. I 3 comuni dovrebbero essere in quest'ambito. Dovrebbero, adesso dico io. Sì, è un'idea. Se fosse un comune unico molto probabilmente si andrebbe ancora meglio. Provate a pensare, prova a pensare quale significato verrebbe ad avere un peso politico di un comune unico in Cadore o di 3 comuni. Andremo con una forza maggiore anche in regione, insomma, a ragionare intorno, non dico a trattare, ma avremo un'importanza maggiore. Ecco, questo qua è poco ma sicuro. Adesso non so se metto insieme sacro e profano, ma proprio quest'anno si festeggiano o si ricordano i 600 anni di dedizione del Cadore alla Repubblica di Venezia. In quel caso fu proprio un territorio unito sotto l'egida della magnifica comunità di Cadore che si organizzava e si proponeva. Ecco, a fronte di questa considerazione saggia e opportuna, io credo si possa approfondire la riflessione. Allora, stiamo parlando del 1400, si sono resi conto che insieme, uniti, avevano la forza per trattare con la grande Repubblica di Venezia. Che era il massimo dello suo splendore e della sua forza. E della sua forza. Che poteva imporre quello che voleva. Poteva imporre senza chiedere autorizzazioni a nessuno. Il Cadore è riuscito non solo ad imporre alcune regole, ma è riuscito a farsi accettare, per esempio, lo statuto, che prevedeva dei rapporti commerciali, amministrativi, anche amministrativi della giustizia, sul piano del territorio. Tutti uniti sono riusciti, non dico dettare leggi, perché la Repubblica di Venezia, come giustamente è stato ricordato, era talmente forte che poteva fregarsene, però a fronte di aveva un'unità, dato comunque un'autonomia, certo, di giudiziaria, ma potevano anche essere fatti alcuni processi in loco, alcuni processi fatti nel palazzo della magnifica comunità. Sotto c'erano le prigioni e c'era il rappresentante della Repubblica di Venezia, il rappresentante del Doge che abitava là. Questa è la dimostrazione di cosa significa l'unione fa la forza. A proposito di questo, siccome Pieve in quel caso era giocoforza al centro di questa grande alleanza delle genti
del Cadore. Farete qualcosa a Pieve per ricordare questo sì, passaggio? Faremo parecchio. Grazie soprattutto alla magnifica comunità di Cadore, c'è anche il comune di Pieve che sta lavorando insieme. Si tratta di mettere a conoscenza tutta una serie di documenti, anche documenti che non sono mai stati esposti, quadri che ricordano la presenza proprio della Repubblica di Venezia in Cadore. Ci saranno dei prestiti che arrivano dall'Austria. Ci saranno dei prestiti che arrivano dagli Uffizi di Firenze. Sempre come quadri? Quadri, documenti, oggetti che testimoniano in qualche modo questa grande presenza di Venezia. E poi ci sarà un rapporto più stretto con Venezia. Abbiamo cominciato a ragionare intorno a delle opportunità di interscambio tra il Cadore e Venezia. A proposito di fusioni, io metto insieme le cose, penso che non sia poi sbagliato farlo. Una delle problematiche delle terre alte, così definite, è quello del dover pagare tante tasse quanto quelle che pagano in pianura, però con costi più alti. Voi state facendo un'operazione di limatura, per quel che è possibile, delle tasse. Se ci fosse la fusione, se le cose fossero confermate, ci sarebbero soldi per poter intervenire in modo un po' più pesante. Sì, io credo che ogni comune potrebbe far la sua parte già da adesso. Noi stiamo lavorando, per esempio siamo riusciti ad abbattere 2 punti dell'addizionale comunale, per esempio. Il tema delle tasse è fondamentale per quanto riguarda il problema che abbiamo noi che viviamo sul verticale rispetto a chi vive sull'orizzontale, perché i costi dal fadalto in su sono di gran lunga maggiori a quelli dal fadalto in giù, e quindi noi sappiamo che uno dei tasti da battere per poter, non dico vincere, contenere, perlomeno contenere lo spopolamento, è quello dei tributi. Ecco, lavorare in questa direzione diventa fondamentale. Mettersi assieme può essere vantaggioso o no? Dal mio punto di vista di sicuro vantaggioso, dal punto di vista anche di tanti esperti di economia locale e amministrativa locale, di sicuro vantaggioso. Si tratta adesso di far crescere un po' questa cultura della necessità del mettersi insieme. A proposito del mettersi insieme, comunque qualcosa bisogna gestirla insieme, ad esempio il lago del Centro Cadore. Ho letto proprio in questi giorni che ci sono delle volontà di intervenire, ad esempio per la gestione dei punti dove si apportano le barche, gli attracchi, non veniva la parola, oppure la pulizia del lago stesso. Quali sono le iniziative che voi come Comune di Pieve state mandando avanti, ma che potrebbero essere viste in chiave di comunità? Ecco, noi abbiamo l'assessore Campi e l'assessore del Comune di Pieve di Cadore, che è oltre ad essere un appassionato e un esperto proprio del lago del Centro Cadore, sta lavorando in questa direzione. Allora, le direttrici sono più di una. Uno è quello che ricordavi giustamente, la pulizia del lago, il vietare l'abbandono delle barche che non servono più, perché ci sono piccole discariche lungo le sponde del lago. Ma l'altro versante è quello della valorizzazione turistica. Noi stiamo investendo proprio in questa direzione. Il lago è una ricchezza, un valore aggiunto che non è mai stato valorizzato. Ecco, in questa direzione noi vorremmo cercare di valorizzarlo a partire dalla prossima estate. Una delle idee è quella di attrezzare un'imbarcazione che abbiamo già, perché è del Comune di Pieve, era stata acquistata per la pulizia delle acque del lago, e sarà attrezzata per poter fare delle traversate da Calalzo, cioè da Lagole, fino al Miralago, e poi tornando indietro, fermandosi sulla spiaggia dove c'è il campeggio di Domegge, insomma cercare di utilizzare al massimo questo lago per farlo conoscere, sì, e diventare un'attrazione turistica. Beh, interessante come proposta. E l'altra potrebbe essere quella di poterlo circunnavigare, non solamente con la barca, ma era stato fatto questo sentiero, il sentiero del Gufo, eh? Sì. È stato riattivato? No, non è stato riattivato, è allo studio di la scuola delle guide alpine delle Tre Cime di Auronzo, stanno studiando come riattivarlo senza incorrere nei rischi che poi l'hanno portato alla distruzione di una parte, insomma quella che va dentro la Val Prigioniera, ma credo sarà riattivato a breve. Lo spieghiamo, è una discesa molto marcata, fatta a scaline, è stato fatto un gran bel lavoro per poi risalire. Bisogna
o bypassare quel pezzo e quindi stare più bassi, oppure attrezzarlo o fare un ponte. Fare un ponte però costa tanti soldi. Mm. Fare una passerella come quella che è stata realizzata a Caralte, per esempio, sarebbe l'ideale, perché là, però qua parliamo di tanti, tanti, tanti soldi. In questo momento mi pare che siano orientati nel ripristino andando più alti sul guado per poi riprendere la direzione verso Domegge, verso la salita di Domegge. Il giro del lago però rientra anche tra i nostri sogni, i nostri desiderata, non solo i nostri, anche quelli del comune di Domegge, a dir la verità. Se noi riuscissimo ad allungare la ciclabile che scende da Misurina per Auronzo e attraversa il centro Cadore e ci consentisse di fare il giro del lago dal versante sulla sponda sinistra, diciamo, del lago scendendo, diventerebbe un'attrazione veramente internazionale. E anche per chi può soggiornare, che avrebbe un sacco di spunti. Io ho fatto il giro del sentiero quando era aperto e l'ho trovato veramente molto affascinante. Sì. Sì. Allora, a proposito di sentieri, si trascura molto spesso quelli che erano una volta i tradizionali collegamenti tra una frazione e l'altra. A Lozzo hanno fatto un lavoro molto interessante di ripristino dei sentieri anche a bassa quota. Voi state facendo lo stesso, così come mi pare anche Calalzo. Sì, noi stiamo lavorando insieme anche all'interno dell'Unione Montana, stiamo cercando di valorizzare questo. Siamo partiti l'anno scorso a Pieve di Cadore ripristino in qualche modo di alcuni vecchi sentieri, tabellandoli. Adesso con l'Unione Montana vorremmo in qualche modo collegarli questi sentieri, ma senza la pretesa di dar vita a delle cose importanti. L'importanza sta proprio nel collegamento, come dicevi, tra frazione e frazione, collegare frazione e frazione come era una volta. E il valore aggiunto che possiamo dar noi adesso, oltre al riassetto che può essere fatto e dal CAI, dalle sezioni del CAI e da alcuni volontari, è quello di uniformare le indicazioni, di modo che ci sia, per esempio, noi, pur lavorando all'interno del territorio del comune di Pieve di Cadore, saremmo ben lieti che a gestire questa operazione fosse l'Unione Montana, per uniformare in qualche modo l'informazione che consente a chi arriva là di praticare questi sentieri. Del resto non è che noi abbiamo tant'altro, perché per andare a trovare piste a sci bisogna arrivare ad Auronzo o su a Padola o a San Vito. Quello è il turismo di famiglia, il turismo di persone che non sono più giovanissime, non allenate come te, e quindi possono in qualche modo. Visto da fuori è un peccato che, ad esempio, c'è la strada che sale fino al Monte Zucco, che peraltro poi ha un punto panoramico bellissimo che ne conoscono in pochi. Pochissimi. Quello è uno delle reti sentieristiche. Il collegamento Pozzale-Nebbiù. Pozzale Nebbiù, non soltanto Pozzale Nebbiù, ma pensa che c'è un insieme di segmenti di sentieri che consentirebbero di partire da Auronzo, si arriva a Lozzo, e da Lozzo Domegge, Rizioso, la sua Grea, sì, e quella è la vecchia traversata. Un'altra domanda, queste cose si possono fare quando si è di comune accordo, i rapporti con l'opposizione mi pare che siano ottimi, no? Io devo dire che tutti gli argomenti che trattiamo nei consigli comunali vengono preparati insieme, e quindi è una cosa che inorgogliosisce tutti. Non soltanto la maggioranza, anche l'opposizione. Nessuno si sente escluso. Nessuno si sente escluso. Ed è bello sto qua. Adesso il problema è quello di veramente legittimare una gestione della cosa pubblica insieme. Perché all'interno di un piccolo comune, che senso ha avere maggioranza e opposizione, un partito di una destra e una sinistra, quando la strada da asfaltare non ha colore? Bisogna impegnarsi insieme per trovare i soldi per asfaltarla, ma non ha colore. La frana, vaia, è stata di destra o di sinistra? Si tratta. Mai porre queste domande, perché c'è qualcuno che potrebbe rispondere. Sì. Attenzione. Un altro argomento sul quale è naturalmente molto importante che ci sia l'unità di intenti è la variante di TAI. Si farà sicuramente, c'è stata una lamentela da parte del proprietario, del gestore del Bianco, che è stata accettata. Ma a che punto siamo? Perché alcune hanno ottenuto la valutazione di impatto ambientale, ma quella di TAI, che è molto importante? Ha ottenuto
la valutazione, l'ha ottenuta accettando tutte le osservazioni, le indicazioni, i suggerimenti che arrivavano dal comitato popolare, che non era contro la variante, ma era contro una serie migliorativo del progetto. Migliorativo, e tutti i suggerimenti da parte dell'amministrazione comunale. Io credo che poi fino a questo momento possiamo considerarci soddisfatti. Adesso manca l'ultimo tassello del mosaico, che è il giudizio paesaggistico. Mi pare aver capito da ANAS perlomeno che non dovrebbero esserci problemi, e quindi stiamo aspettando il varo definitivo di tutto il progetto. Dopodiché il cronoprogramma prevede la progettazione delle rotonde e l'inizio dei lavori delle rotonde, e poi si inizierà a scavare. Questo tipo di lavori influenzeranno anche il centro di Pieve, su quale voi avete fatto un'azione ancora qualche anno fa, il predecessore, di pedonalizzazione, sì, che ha avuto tutto sommato dei buoni risultati, tenuto conto della situazione del commercio in generale. E ho letto che volete potenziare ulteriormente questa possibilità di vivere il centro. In che modo? Fornendo a chi viene a Pieve nuovi spazi per parcheggiare le macchine. Il problema del parcheggio è un problema grosso, e quindi noi vorremmo riordinare tutta l'area che gira intorno alle scuole, intorno all'ex tribunale. Quindi siamo sotto Piazza Tiziano. Siamo sotto Piazza Tiziano, che vuol dire 20 metri sotto. Di fronte al Museo dell'Occhiale. Di fronte al Museo dell'Occhiale. E abbiamo pronto un progetto per potenziare il polo sportivo di Saccon, che è sotto Castello, e dove trasferiremo anche i campi da tennis, che sono proprio in questa zona, sono proprio in questa piazza, e là si procurerebbero in qualche modo un certo numero di nuovi parcheggi. E poi il progetto dovrebbe prevedere anche proprio il riordino, come dicevo, dove ci sono dei passaggi pedonali per i ragazzi che vanno a scuola, la valorizzazione di una parte di quest'area perché possa in qualche modo essere ricircondato dal verde l'edilizia scolastica, e un collegamento tra le scuole elementari, le scuole medie e il liceo scientifico, che sarebbe auspicabile. Qui mi sono assegnato, sempre in questa zona della quale stiamo parlando, dove ci sono i campi da tennis di fronte al Museo dell'Occhiale, c'era anche la sede del Tribunale, sì, che è stata dismessa qualche tempo fa, è stata riconvertita in casa dell'associazionismo. Occupata interamente? È occupata interamente, perché al piano terra c'è il soccorso alpino, con tutti i magazzini che servono a questi volontari preziosissimi della montagna, e poi abbiamo la biblioteca, e poi abbiamo una serie articolata, sono mi pare 8 associazioni che hanno sede là, 8 stanze, 8 associazioni, sono le associazioni che si incontrano più spesso, perché l'associazione che si incontra 2 volte l'anno fruisce dello spazio comune che è la sala riunioni. Vabbè, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Volevo tornare sulla possibilità di conoscere un pochino meglio il comune di Pieve di Cadore, perché il problema che abbiamo in provincia è che i bellunesi conoscono pochissimo il territorio, perché va a Monte Zucco, che probabilmente qualcuno dirà Monte Zucco, ma dov'è? C'è tutta la zona di Nebbiù, Pozzale, che è molto affascinante, tutta la zona di Sottocastello con il collegamento a Lagole, che anche quello è un altro sentiero da recuperare, la zona del Ricco, e con il Roccolo. Insomma, di cose da vedere ce n'è. Ce ne sono tante. Ma veramente sono tante. È veramente, noi, io dico, passeggiate semplici anche, no? Semplicissimo. Io sono contento e orgoglioso di essere sindaco di Pieve di Cadore, perché rappresenta veramente una varietà di offerte e possibilità di trascorrere alcune ore. Se tu parti da Pieve di Cadore, puoi fare un giro, una passeggiata che dura mezz'ora, ma senza spostarci dal comune può durare anche 6-7 ore. Prova a pensare, senza far dislivelli, sì, con dislivelli accessibili a tutti. Questa qua è la cosa bella. Il Monte Zucco che ricordavi rappresenta veramente una ricchezza, perché ci sono un sistema di sentieri e stradine che consentono a tutti, con le carrozzine. Noi là vorremmo sviluppare un pezzo di rete viaria accessibile alle carrozzine.
Anche perché una volta arrivati sul il panorama è incredibile. Beh, e poi era una posizione militare, si sa che loro non è che costruissero a caso le cose, quindi sapevano dove metterle. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, come sempre ringrazio Giuseppe Casagrande, sindaco di Pieve di Cadore, per tutte le cose che ci ha detto e la disponibilità. Buon lavoro. Grazie a voi per averci seguito, buona serata.